Buonasera, benvenuti a Amore Ritorni, come sempre. Stai già ridendo in questa puntata? No, perché? Sei guarita, Serena, perché eravamo molto preoccupati per te la settimana scorsa. Davvero? Che malattia avevi? La Z1, H1. Sì, sì. Va bene. Allora, io vorrei che la regia inquadrasse, perché oggi è una puntata diversa, e inquadrasse fin da subito il nostro ospite, che da questo momento è già con noi in puntata, sarà una puntata molto diversa, ed ecco perché il nostro ospite è qui dall'inizio. Che come mai proprio tutta? Come mai? Allora, voi lo scoprirete, io so già perché. Perché io ovviamente con lui mi sono incontrato prima di fare la puntata, abbiamo chiacchierato, abbiamo parlato, ci siamo informati. E lui è un personaggio molto eclettico, particolare, e intelligenza affine, beh, è vero, non per niente stiamo parlando di uno scrittore. Cioè, abbiamo in puntata uno scrittore. Sarà una puntata diversa anche per questo motivo. Noi solitamente trattiamo argomenti come la moda, le ultime tendenze, i piercing, anche argomenti di attualità. Ma quello che ci preme è mettere in rilievo e mettere in risalto gli artisti sardi, in particolare quelli di Sassari e dintorni. E chi più di te rappresenta questi artisti che ce l'hanno fatta e, insomma, speriamo continui così. Perché dico così? Perché Gianni Tetti, che ripeto è uno scrittore, è partito da Sassari e invece ha avuto un successo non solo in Sardegna, ma anche e soprattutto nella penisola. Quindi andiamo per gradi. Allora, Gianni Tetti, sassarese, tu hai studiato proprio... Lingue a Sassari. Lingue a Sassari, sì. Però poi ti sei specializzato proprio in sceneggiatura. Cioè, sì, dopo la laurea. Dopo la laurea sono andato a Roma. Ho studiato sceneggiatura. Ora, per chi non lo sapesse, cos'è la sceneggiatura? Cosa vuol dire studiare sceneggiatura? La sceneggiatura è il progetto del film, è la base di un film, è la parte letteraria di un film, è quello su cui si fonda il film. E digli, però, cioè, un film senza sceneggiatura, insomma, un filmare senza sceneggiatura. Ma ci sono anche sceneggiatori, che... però vabbè, non tanto. Comunque, lui comincia a scrivere. Uno dei suoi libri in questo momento, e ve lo faccio anche vedere perché sono orgoglioso che un nostro concittadino abbia un successo così, insomma, così importante e speriamo duraturo, I cani là fuori, proprio con questo libro stai avendo un successo, insomma, importante. Sì, interessante, dai, successo interessante. Successo interessante, beh, sì, tu da scrittore, usi i tuoi termini, però... Cioè, un successo, insomma, lo stanno leggendo, questo è già qualcosa. Ne stanno parlando bene, è già qualcosa. Ad esempio, adesso io, scusami, siccome tu assisterai a tutta la nostra puntata, io ogni tanto, insomma, cambio argomento perché qua trattiamo una marea di argomenti. L'altra puntata abbiamo parlato di Facebook, che è la nuova tendenza, la nuova moda dei giovani, e mi è arrivata una lettera di una fan, che io ci tengo a leggerla, perché, certo, insomma, non ne arrivano centinaia, non siamo a Canale 5, però molte arrivano e quindi ci tengo. Ti parlerò di un uomo che quasi per errore è entrato nel mio cuore. L'ho fatto all'improvviso, con un solo sorriso. È un tipo un po' speciale, non è tutto normale. È un po' fuori di testa, si veste da tronista, vuole far l'artista. È in gamba veramente, lo dice anche la gente. Se cerca di parlare, tu non lo giudicare. Parole senza senso e frasi incasinate, così le sue giornate. Sembra mi conosca, ragazzi. Non è proprio un ghepardo ed è sempre in ritardo. Purtroppo la sua vita è stata un po' in salita. Destino un po' beffardo e anche un po' bastardo. Adesso la discesa è subito l'ascesa. Io sono ottimista, altro che beltronista. Non farlo parcheggiare, non sa dove sostare. E poi deve pagare migliaia di multoni come fanno i... Insomma. E continuava così, puntini, puntini. Una fan. Una fan. Madonna. Allora, sicuramente una persona che mi conosce, perché fra ritardi e le multe che non so dove parcheggiare, insomma. Va bene, allora, addentriamoci. A proposito, la ragazza si chiamava Low 72 o Lu 72, insomma, sa lei chi è. Saluti, 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 continuate a scriverci. Allora, ci addentriamo bene dentro questo argomento perché c'è tanto, tanto da dire, però per far capire che cos'è il libro di Gianni Tetti, qual è la sua importanza, qual è il suo stile, eccetera, io direi di leggerlo un attimino sto libro. Dai. Allora, abbiamo incaricato un attore, tuo amico, che... Sì, Maurizio Giordo è l'attore che sta seguendo, come dire, il tour di presentazione in Sardegna. Siamo andati a trovare questo attore. Una birra.
Il bar di Gianfranco è un posto umido col pavimento nero e le pareti bianche. Un buco di perdenti. Tutto il giorno a parlare di cose da perdenti, a giocare al videopoker, a grattare e non vincere, a fare schedine che non arrivano nemmeno al 6, a bere birra fresca per finire la giornata cotti e a sputarsi merda addosso, una birra. Nel bar di Gianfranco non fanno il tè e neppure la cioccolata. Non ci sono i lavoratori in pausa pranzo e di solito non ci sono gli universitari presuntuosi che credono che la vita sta nei libri o in mezzo alle gambe di una cretina. Se ne vuoi, birra e cnusa ce n'è. È vino di Sennori un po' spuntato, ma sempre meglio della Zierriaga continentale. Ci sono i pensionati che giocano a carte e si giocano i cavalli. E se ti va bene, ci sono io e quelli come me. Quelli come me stanno al bar e non fanno niente. E c'è un flipper nel bar di Gianfranco. Parliamo sempre di stronzate tanto per parlare. Stronzate tipo la cronaca nera. E viene il commissario quando succede qualcosa in città. Fa domande. Una birra. Vengo qua da quando ero piccolo. Ci ho fatto un sacco di compleanni. Venivo con mio padre, pace all'anima sua. Mi viene da dire che sono un amico di Gianfranco, anche se Gianfranco non mi ha mai chiamato per nome. Alla fine sono tutti amici del barista. E il barista fa l'amico con tutti finché non deve chiudere. Una birra. Sono un cliente di questo zillieri infame e ogni giorno bevo un sacco di birra. Forse è per questo che penso di essere amico di Gianfranco. E poi lui è stato anche il barista di mio padre, per quello che significa. Gianfranco non ha mica una divisa da lavoro e comunque non si cambia spesso. Sempre jeans dei cinesi e camicia blu a quadrettoni. Gianfranco è pelato e ha il pizzetto. Gianfranco non dice mai una parola di troppo e segue tutto con gli occhi e sorride appena il tuo sguardo incrocia col suo. Gianfranco sorride, muove la testa e ha un filippino che fa i panini e pulisce. Gianfranco non è solo il barista, è anche l'unico che ha uno stipendio fisso. E noi lo invidiamo. Una birra. Dammene solo un'altra. Interessante, cioè, in definitiva questo libro è una serie di racconti. Sì, un concept. Nel senso che sono dei racconti. Come si dice? Ma un concept, si usa più per la musica, no? Nel senso un concept album, nel senso ogni canzone si lega all'altra creando un'unica storia. Ecco, anche il libro, ogni racconto, come dire, appartiene a un personaggio e insieme tutti i personaggi creano un'unica storia, che è la storia di una città. Che è la storia di una città un po' immaginaria, che è una Sassari immaginaria, nel senso che non può che essere Sassari perché io vivo a Sassari. Però in effetti si riscontrano molte parti di Sassari, ci sono nel libro, cioè sì, chi sta attento le riconosce benissimo. Perché le ho vissute, le ho viste, e una delle prime cose che io direi a chi vuole scrivere, che comunque a me hanno insegnato, è che se tu vuoi scrivere qualcosa, la prima cosa di cui devi parlare è di quello che ti sta attorno. Perché lo conosci meglio. Perché lo conosci meglio, perché sai meglio trovare i lati più interessanti, più originali e anche più tuoi di quello che stai raccontando, perché ce l'hai. E quindi Sassari, quindi normalmente, cioè naturalmente, nel senso che nel momento in cui devo far camminare un personaggio, se devo farlo girare in una via, anche se magari non si capisce qua, nella mia testa, la via era una via di Sassari. Allora, va bene, vi racconteremo questa Sassari raccontata in un libro, questi personaggi sassaresi che ritroviamo nel libro. Gianni Tetti racconta una società un po' strana, un po' diversa, ma assolutamente reale, e lo fa ovviamente a modo suo, però per saperlo dovete aspettare un attimo. Pubblicità e vi raccontiamo di questo autore sardo.